Eccoci qua, stiamo provando insieme alla piccola Eva una nuova attrazione anche per le attività adulte o perché no anche da incrementare all'interno di qualsiasi business di intrattenimento dove ci sono bambini e famiglie. Nello specifico abbiamo qui una sagoma molto divertente che fa pensare a quelli che sono i cartoni di animazione al momento maggiormente visti e seguiti dai bambini sui canali tematici, e nello specifico abbiamo una attrazione che riguarda la realtà virtuale. Nello specifico i bambini adesso, anche di fascia più piccola, all'età dai 5-6 anni in su, possono cominciare a sperimentare queste nuove frontiere del divertimento. Stiamo parlando della realtà virtuale con i visori. In una maniera molto intuitiva è possibile giocare e scegliere le diverse ambientazioni di gioco, tanti player disponibili diversi che riguardano sia giochi di interazione, perché chiaramente la maschera che viene semplicemente appoggiata sul viso direttamente dal bambino senza l'ausilio di nessun operatore o senza l'ausilio dell'aiuto dei genitori, porta in dotazione direttamente nelle manopole dei pulsanti che permettono di selezionare il gioco. Ce ne sono un centinaio disponibili, e l'altro pulsante sulla mano destra o sinistra, a seconda di come si imposti, permette di poter interagire direttamente con il gioco. Quindi si possono prendere le monete, si possono sparare a degli oggetti. La maschera ha in dotazione dei pulsanti. Lo facciamo vedere i pulsanti, dove sono? Eccoli qua. Benissimo, ecco, pulsante sinistro, pulsante destro, con uno si può selezionare il tipo di gioco a scelta tra quelli disponibili. Con quest'altro pulsante invece si può interagire direttamente con l'azione di gioco, quindi si possono prendere le monete, si può saltare, si può andare a sparare ad un bersaglio. Molto divertente e sicuramente una novità anche nella modalità con la gettoniera. Infatti è possibile autonomamente gestire una postazione di questa anche all'interno di una sala giochi piuttosto che all'interno di un centro commerciale. Vedete nel dettaglio i visori che sono stati utilizzati, sono di un materiale molto robusto e assolutamente a prova di bambino, e anche lo stesso cavo che è stato utilizzato è di una sezione molto doppia e non permette di poter essere attorcigliato e quindi in qualche modo di poter essere pericoloso e soprattutto danneggiarsi in maniera molto veloce. Quindi sicuramente un prodotto adatto all'uso, studiato per una fascia d'età dai 5 anni in poi. Sarà sicuramente il futuro del divertimento? Beh, lo vedremo nei prossimi mesi.